Allora, mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio perché i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Allora, questa sera parleremo del FOTSI. È un secondo appuntamento in realtà che facciamo già con TICMIL, ne avevamo fatto già una presentazione con Sergei in un suo webinar. Questa sera però lo facciamo tra virgolette in casa TICMIL e andremo un po' a spiegare l'indicatore e poi vi dirò anche come averlo gratuitamente per tutti i conti demo e real di TICMIL. Quindi questo webinar è presentato da me, Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di TICMIL, e con me il buon Sergei Magalà, trader indipendente. Allora, prima di entrare nel vivo, come sempre c'è la presentazione del broker che rappresento, che è TICMIL, un broker non di index, che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, è regolamentato dalla FCA UK con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,2 secondi grazie a oltre 10 server sparsi per il globo. A spread a partire da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono requote, nessuna limitazione sulle strategie, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio, eccetera. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. TICMIL offre tre tipologie di conti: il conto di punta, il conto pro. E poi c'è il conto VIP, entrambi con commissioni molto basse, tra le più basse del mercato, a cui va aggiunto uno spread, che è uno spread interbancario, a partire da zero. Poi c'è il conto Classic, che non ha commissioni, però gli spread sono più alti perché partono da 1,6. Mi raccomando, come sempre, occhio alla leva, perché TICMIL opera sotto ESMA, quindi la leva massima per i clienti retail è di leva 1,30, quindi leva massimo 30. Che poi dipende anche dagli strumenti che andiamo a negoziare, però da un po' di tempo che durante i miei webinar faccio vedere questa tabella perché voglio dare anche un po' un colpo d'occhio su quello che sono i margini richiesti in pips. Ad esempio, se andiamo ad operare con un conto di 1000 dollari, se andiamo ad aprire la massima posizione possibile, cioè quindi di tre mini lotti, quindi con un valore totale in pips di 3 dollari, a leva 30 abbiamo un margine in pips di circa 300 pips. Quindi significa che una posizione, se ci va contro di 300 pips, è bella che andata. E qui io non ho nemmeno tenuto conto della margin call e poi dello stop out, che ricordo con sotto ESMA è al 50% della margin call. Un'altra cosa molto importante da valutare sempre se vale la pena operare con leve alte, non so se quanti di voi hanno letto l'ultima news dall'ASIC, che è un l'ente regolatore australiano, dove in Australia comunque i trader possono avere la leva fino a 500. Durante il periodo del lockdown di marzo ed aprile del 2020, i retail hanno perso la bellezza di 774 milioni. Quindi sono cifre assolutamente mostruose e sono stati persi soltanto in 2 mesi del 2020. Quindi attenzione sempre alla leva. Un'altra cosa sempre da considerare sono gli spread e le commissioni. TICMIL manta spread e commissioni tra i più vantaggiosi del mercato. Potete controllare voi stessi da fonti esterne, come ad esempio MyFXBook. Noterete come per la maggior parte del tempo le commissioni e gli spread, quindi questi valori che vedete sul sito di MyFXBook, si illuminano di verde perché stanno ad indicare che le condizioni sono migliori rispetto agli altri competitor. E anche qui ho creato una piccola tabella per darvi l'impatto sul risparmio delle commissioni con il conto pro rispetto alla media degli altri broker, che più o meno applicano, ho visto, un 6 euro runtorn, si risparmia un 30%, con il conto VIP addirittura un 60%, perché la commissione runtorn è di 2 euro. Allora, io ho finito la mia presentazione, quindi interrompo la condivisione del mio schermo, Sergei, e puoi adesso condividere il tuo di schermo. Dovresti avere un pulsante dove c'è scritto condividi schermo. Sì, allora mi fa scegliere tra desktop e proprio Keynote, quindi potrei,
condividere solo le slide volendo. No, condivido lo schermo perché magari voglio aprire anche il mio sito web a un certo punto. Proviamo. Ok, sì, la vedo. Si vede? Sì. Però non vedo io quello che vedete. Vabbè, niente, amen. È lo stesso. Sapete che Sergei non usa Zoom, quindi non vedi le, diciamo, le domande? No, niente, vabbè, fa niente. Perché se ti seguo io, poi nel caso ti interrompo e ti faccio una domanda se è pertinente a quello che stai spiegando, o al limite ce lo lasciamo per gli ultimi minuti. Sì, sì. Era molto carino, non lo sapevo questa cosa qui dei 700, cos'erano, milioni, miliardi persi. Quasi un miliardo, in due mesi, 774 milioni. Milioni, quasi un miliardo. Quindi tutte le volte che gli scorsi webinar li iniziavo con quella lunga pappardella noiosa che stava sul cazzo a tutti sul fatto che la maggior parte dei trader perdono soldi, quindi bisogna fare attenzione, non bisogna seguire le cose che fa la massa. Hanno un qualche fondamento, giusto? dopo mi passi quella slide che è molto interessante. Comunque, buonasera a tutti, sono Sergei Magalà, chiamato dai suoi stessi studenti lo zar del trading. Oggi vi parlerò del FTSE Premium in collaborazione con Giuseppe di Hikmil. Questo è, diciamo, è un webinar che si ricollega al webinar che abbiamo fatto circa un mesetto fa, a fine settembre. Okay. In cui abbiamo parlato della strategia FTSE guardandone i risultati. Ok, ero partito dai risultati che riprenderemo questa volta. Ok, sono risultati esaminati a posteriori, che nel gergo tecnico si chiama out of sample. Ok, quindi ci sono dei risultati fatti a livello di studio quando ho inventato questo indicatore e ho formalizzato la strategia che avevo presentato all'inizio dell'anno in altre occasioni e già un mesetto fa qui con Giuseppe. Ok, tutti i risultati ottenuti dopo la presentazione, ok, seguendo esattamente la formalizzazione della strategia presentata, ha valore ancora superiore a quello che può essere un backtest, proprio perché è un risultato out of sample. Ok, out of sample è una di quelle belle supercazzole che utilizzano i sistemisti del trading, come lo sono io. Ok, praticamente risultati ex post, ok, risultati di trading reale che ognuno può ottenere. Ok, alla fine del webinar compliance, permettendo, farò una promozione per il nuovo pacchetto di FTSE Premium. Comunque, due parole immagino che Giuseppe me le lascerà spendere su cosa contiene di nuovo questo pacchetto. Ok, potrete rivedere lo scorso webinar, dove abbiamo parlato anche di altre cose, abbiamo parlato altri argomenti rispetto a stasera, lo potrete rivedere sul mio canale YouTube, Sergei Magalà, lo zar del trading. Potete anche adesso darci un'occhiata. In particolare, lo scorso webinar era questo, FTSE, un indicatore predittivo. Segnalo anche questi due webinar primaverili, ok, Forex rivelazioni in due puntate, sempre fatti con Giuseppe. Ok, questa è la mia pagina Facebook. Se siete pronti, partiamo. E ripercorriamo un attimo la strategia base, proprio le regole per entrare in long o in short, seguendo l'indicatore FTSE e le uscite ovviamente. L'indicatore FTSE è questo qui a destra, questo groviglio di linee colorate. Ogni linea rappresenta una singola valuta, perché il Forex è quel bellissimo mercato in cui non si prezza un qualcosa in una valuta, ma rappresenta diverse
diciamo, rapporti, diversi tassi di cambio delle valute tra di loro. Okay. Quindi, mentre possiamo, non so, immaginare un S&P 500 e un Dow Jones, due indici, no? Quotati in dollari come due mercati, okay, che prezzano dei prezzi degli stock, okay, con delle, diciamo, un paniere ponderato in un certo modo, un cambio Forex, okay, può essere considerato come una specie di spread tra due indici, ok? Quindi si toglie il valore in comune che è il dollaro, quindi S&P 500 contato in dollari, Nasdaq contato in dollari. Se togliamo il dollaro dall'equazione, ci viene fuori il rapporto S&P 500 Nasdaq, quindi uno spread con le conseguenti, diciamo, con delle conseguenze operative molto interessanti. È tutto, c'è tutto uno studio analitico dietro, non indifferente, ok? Quindi la cosa migliore, il modo migliore per affrettare il Forex è rendersi appunto conto che si tratta di una serie di singole valute e non considerare ogni cross come un mercato a sé stante, ma invece considerare l'insieme dei cambi valutari, ok, come un tutt'uno. Ok, e distinguere gli uni dagli altri non nei cross, non nei cambi, ma le singole valute. La strategia che cosa vuole? Come è fatta? Praticamente una strategia tipo mean reverting, ok? Perché il mean reverting è il tipo di strategia più adatto a un mercato che è più assimilabile a uno spread oppure a una ratio tra due mercati piuttosto che un singolo mercato quotato in dollari, d'accordo? Anche qui sono ragionamenti, magari a molti sono frasi che significano poco o niente, però dietro c'è veramente tanto studio analitico che va, diciamo, al di là dei soliti approcci grafici al trading, ok? La strategia è una di tipo mean reverting, quindi va contro trend, contro i movimenti, sperando di entrare nel momento in cui questo trend, questo movimento si esaurisce. Si va a scegliere la valuta, ognuna di queste linee rappresenta una certa singola valuta, ok? Per esempio questa, la linea qui sopra indicata dalla freccia, azzurra chiara, sarebbe il CHF, il franco svizzero, ok? La singola valuta. Superato la linea superiore, che è il valore 50, è in iper comprato. Okay? Quando si trova una valuta in iper comprato o in iper venduto, si va a vedere la valuta che si trova dall'estremo più opposto dell'indicatore, in questo caso la linea blu, che è il dollaro. Okay? Si aspetta la prima flessione di uno dei due iper comprati o l'iper venduto, la prima flessione di rientro verso lo zero, quindi verso il centro dell'indicatore, e si apre la posizione alla prima barra aperta che incontriamo. Ok, quindi si trova la valuta in iper comprato, in iper venduto, la valuta più opposta, che in questo caso per combinazione è anche essa in una posizione estrema, quindi in questo caso si va a cercare il cross, il cambio composto dalle due valute, quindi il CHF dollaro, ok, il nostro cambio si chiamerà dollaro CHF, d'accordo. Si può differenziare tra due, tre valute di comportamento simile, ok, quindi questo CHF può essere in questo caso tradato contro il dollaro o contro il dollaro canadese, che è quest'altra linea arancione. Va benissimo. Quando si esce. Allora, siccome abbiamo detto che si tratta di un sistema mean reversion, quindi contro trend, ok, e contro trend si entra, diciamo, contro un movimento importante dei prezzi che si è discostato da un certo valore medio.
Quindi il target più naturale che esista per un tipo di trading del genere è il ritorno verso un valore medio. Ok, quindi consideriamo come target non, diciamo, un numero fisso di punti o un qualche livello o qualcosa di strano, ma semplicemente un valore medio, quindi una media mobile. Ok, prima uscita, media mobile 50, quando il prezzo raggiunge la media mobile 50 esponenziale, noi eseguiamo uno scaling out del 50% della posizione. Scaling out è un'altra supercazzola dei sistemisti per dire smezzola la posizione, ne chiudo una parte, ne chiudo la metà, ok. Uscita finale, media mobile 100. Eventuale stop loss, 5 volte a tier, 20 periodi. Time frame che consiglio di usare io per questa tecnica è H1, H4, ma anche daily. Ok, leva 0,51, ok, 0,5 per l'H4, 1 per l'H1, ok, leva massima 4 tra tutte le posizioni. Quindi, come dice Giuseppe, non leva 30, 40, 100, 200, ok? Io insegno a lavorare a leva 1, leva mezzo, ma quando si va sopra leva 1 è perché abbiamo differenziato la nostra operatività tra diverse posizioni, d'accordo? Molto, molto importante. Ecco, qui in marzo, quando c'è la volatilità estrema dei mercati, ok, vediamo che abbiamo avuto dei segnali importanti che ci hanno portato dei guadagni di 400-600 punti per volta. Ok, quindi anche qui abbiamo trovato la valuta più in ipercomprato. Questo colore rappresenta l'euro. Ok, la più venduta sono le due verdi, quindi dollaro australiano, dollaro neozelandese. Il primo segnale di rientro, la espulsione verso il centro, okay, quindi euro, dollaro neozelandese, il cross sul quale andiamo a tradare è euro, dollaro neozelandese, giustamente, ok? E si entra all'apertura della prima barra, d'accordo? Qui l'importante è appunto non autoingannarsi con il punto di entrata, quando si fa questo tipo di test, questo tipo di ricerche, ma considerare come primo prezzo utile di carico dell'operazione che è effettivamente l'apertura della barra successiva al segnale, ok? Perché ho visto molti, fra virgolette, analisti fregare in questo modo, mettendo, diciamo, il segnale sulla barra del segnale. No, la barra del segnale non esiste finché non è stata chiusa. Questa è un'altra cosa molto importante da capire. Questi sono i risultati che avevamo visto nello scorso webinar, ripercorriamo molto velocemente, ok, per chi vede questa strategia per la prima volta, ok. Qui spiego ancora meglio il discorso del primo prezzo utile di carico, ok. Vedete, ripetiamo ancora una volta, qui abbiamo la valuta in ipervenduto, che è l'euro, ok, ha toccato l'ipervenduto, ha fatto una flessione verso l'interno, ok, a chiusura di questa barra abbiamo il segnale, quindi il primo prezzo utile di carico è l'apertura della barra successiva, ok, e così via. Infatti la valuta opposta è il dollaro canadese, arancione, infatti l'operazione la apriamo su euro CAD. Benissimo, questi sono i risultati sull'orario da maggio fino a metà settembre, d'accordo? Queste qui evidenziate in giallo sono le uniche operazioni chiuse. No, qualcos'altro chiuso in gain, in loss c'era. Sono, diciamo, quelle più chiuse con una perdita maggiore, ecco. E ci ritornano queste due equity, ok? Una è per la chiusura, la strategia che vuole uscire sull'equity a 50 periodi, l'altra esce sull'equity a 100, sull'EMA a 100 periodi, d'accordo? Gain totale 1200 punti EMA 5, uscita EMA 50, 1400 rotti punti EMA 100, massima, diciamo, drawdown per le operazioni sull'uscita EMA 100 è di 200 punti, quindi per drawdown intendo l'oscillazione massima avversa avuta con le operazioni aperte, d'accordo, quindi non solo chiuse.
Ok, quindi considera magari anche il drawdown delle operazioni che hanno chiuso in positivo questo test, d'accordo, ma che il mercato, mentre la posizione era aperta, ci ha oscillato contro. Ok, questo è un altro fattore da tenere e sempre in considerazione. Ok, massimo drawdown delle operazioni accumulate e aperte contemporaneamente 370 punti. Ok. Qui abbiamo considerato l'altra volta, visto l'altra volta tutti i segnali, non singole operazioni, tutti, d'accordo? Quindi non solo le operazioni belle, e dopo ex post ci sentiamo dire che no, ma quell'operazione lì non l'ha fatto, non l'avrei fatta perché era da contestualizzare, perché lì non era, il mercato non era abbastanza pronto e le mani forti non c'erano e la psicologia del trading non lo voleva, il piano di trading mi diceva che no. Se si presenta una strategia con delle precise regole di entrata e di uscita, ok, chiediamo agli analisti, ai trader che ci presentano questa strategia, di avere la decenza di farci vedere esattamente tutti i segnali, ok, non solo le singole operazioni di comodo. E l'altra volta, guardatevi se volete la registrazione su YouTube, abbiamo ripercorso, okay, tutti i segnali che abbiamo avuto in questi mesi da maggio a settembre. Okay? Qui con le freccette rosse, con le linee rosse, si vede il punto di entrata e il punto di uscita, d'accordo? I relativi segnali dell'indicatore. Okay, l'indicatore, ripeto, questo qui sotto, il FTSE. D'accordo? Come vedete, è sì un indicatore di tipo contro trend, e va benissimo, però vedete la precisione di questi segnali, d'accordo? Quasi sempre si entra proprio nel momento di esaurimento del trend, che è qui la sua forza. Quindi la maggior parte delle operazioni ce le ritroviamo con un rischio rendimento molto favorevole, ma il rischio rendimento molto favorevole dal lato rendimento è tipico dei trend follower. Qui invece abbiamo un sistema contro trend con questa caratteristica e non è una cosa da poco, perché si occupa di sistemismo e, diciamo, conosce i sistemi perché li backtest su tutte le serie storiche e, diciamo, ha una visione più realistica di quello che è il trading rispetto a magari uno che scarabocchia i grafici con le figure geometriche, d'accordo? Qualsiasi sistemista serio può confermare che un sistema mean reversion contro trend con questa caratteristica è tanta tanta roba. Ok, questo è di nuovo il resumé dei risultati di questa strategia, ok, sul time frame orario. Possiamo applicare uno stop loss di circa 150 punti, ok, circa 4-5 volte la tiera a 20 periodi. In questo caso diminuisce il drawdown e leggermente diminuisce il profitto. Dopo è una scelta, ok, se operare con lo stop loss o senza. L'importante è stare leggeri con la leva. Però contro trend, se la strategia lo permette e si può mettere lo stop loss, secondo me è un lusso in più che dobbiamo utilizzare. Infatti vedremo nel caso dell'applicazione della strategia sul time frame 4 ore. Ok, anche qui gain importanti, d'accordo, 1900 pip, 3800 pip, ok, di uscita sulla leva 100, ma con dei drawdown massimi cumulati tra tutte le operazioni aperte insieme, che hanno avuto la più grande oscillazione avversa, che è in questa tabella drawdown, ok, ripeto, drawdown intendo non il drawdown avuto a operazioni chiuse, ma l'oscillazione aperta peggiore, l'oscillazione negativa peggiore avuta a operazione aperta, d'accordo? Qui insieme abbiamo avuto un totale di 8000 pip di drawdown, ok? Quindi il... Ho letto bene? Sì. Sì. 5700 di pip guadagnati e 8000 di drawdown, ok? Trasformato il pip in euro, ok, su un conto di 100.000 euro, lavorando circa leva 1, un po' più che leva 1,
anzi a leva mezzo per operazione, avremmo avuto 28.000 euro di gain con un drawdown di 40.000. Non è male. Cioè, la realtà dei trader è che i trader quasi tutti perdono soldi, d'accordo? Qui avremmo avuto una vincita di circa 30% con 40% il drawdown. Perché? Perché abbiamo tradato in un periodo di volatilità estrema, siamo andati contro trend. Ok, quindi abbiamo avuto degli ottimi guadagni, ma anche dei periodi di forti drawdown. Siamo d'accordo? Sì. Okay. Queste sono le operazioni. Come vediamo, anche qui la maggior parte delle volte ci troviamo delle operazioni che quasi subito ci vanno al profitto, perché questo è un indicatore, e dopo capiremo perché quando vi spiegherò diciamo, la teoria e gli studi che ci sono dietro, okay, è un indicatore che riesce molto bene a entrare dopo che il mercato si è esaurito, d'accordo? Vedete, anche qui, cioè queste sono tutte operazioni su 4 ore, quindi durano. Vedete come l'indicatore riesce a individuare proprio i punti di esaurimento di trend. Ok? Qui abbiamo dei segnali, invece vedete, che sono andati un po' di insofferenza. Qui invece sono andati benissimo. Vediamo le operazioni perdenti. Ok? Le operazioni perdenti, o che comunque hanno avuto abbastanza drawdown, non è una cosa strana, anche se vi può sembrare, perché questa è una mia nuova battuta, ok, un trader che dice che di non perdere mai soldi o comunque di non prendere mai stop loss è come una prostituta che dice di essere vergine, ok, tutte balle a prescindere, ogni strategia, ogni operatività ha dei periodi negativi, dei periodi di oscillazione avversa, dei periodi di perdita, ok. Qui vediamo ancora un'operazione positiva, qui vediamo le due operazioni che hanno sofferto veramente tanto. Contro il dollaro canadese, qui adesso non lo vedo, sarà probabilmente il dollaro neozelandese o l'australiano. Ok, ed era praticamente in contemporanea al crollo del petrolio, che era inarrestabile, e si tratta di cross contro valute che sono correlato con il petrolio, che quindi hanno seguito il suo andamento inarrestabile, ok? Quindi c'è anche una motivazione a livello di causa e effetto dietro questi movimenti, però va bene, queste sono cose che approfondiamo nei miei corsi avanzati, quindi non c'è niente di strano, è un trend, ma non è un trend perché ama le mani forti comprano, no, sono tutte cazzate, è un trend semplicemente perché queste valute sono naturalmente correlate al prezzo del petrolio, ok? Bene, qui vediamo altre operazioni positive e va bene, questo qui è il resumé. Queste evidenziate sono le operazioni che hanno avuto una oscillazione avversa maggiore di 200 pip, ok, questa è l'equity, andiamo a applicare lo stop loss, vediamo che le operazioni che hanno avuto l'oscillazione negativa maggiore sono relativamente poche, d'accordo? E l'altra cosa che vediamo molto interessante è che tagliando queste operazioni, la maggior parte delle operazioni, siccome che l'oscillazione avversa della posizione è sempre molto contenuta, d'accordo? Tagliando queste oscillazioni avverse, l'equity, diciamo, non va ad infierire sulle posizioni che invece sono andate in profitto. Ok, quindi applicando uno stop loss di 250 punti in questo caso, abbiamo tagliato le grosse perdite e l'equity diventa questa. Ok. Sommando i risultati, alla fine abbiamo un totale di, moltiplicando i punti per i relativi dollari, tradando circa leva 1, okay, considerando di avere un conto di trading da 100.000 dollari, avremmo fatto 59.000 dollari con 6.500 dollari di drawdown, ok? Quindi oscillazione operazioni aperte avversa. 59% di gain, 6,4% di drawdown, 73% di operazioni chiuse in vincita, in positivo. Ok, va bene, abbiamo detto, vabbè, Sergei, queste cose qui le abbiamo già viste, e quindi la cosa interessante è che questi sono i risultati che abbiamo già visto un mese fa. Che cosa è successo da un mese a questa parte? E qui
Chiunque mi può confermare, perché dopo l'indicatore l'avevo fornito gratuito. Scusate, ho detto un messaggino. L'indicatore era a disposizione in modo gratuito, quindi molti hanno potuto utilizzarlo ed applicare questa strategia insegnata. Ok, l'unica operazione sulla CoA 4 che abbiamo portato a casa questo mese è questa, vedete, in versione netta, siamo entrati qua, 50, uscita 50, 50, uscita 100, ok, oscillazione avversa 54 più 80 più 120 di gain in pip, ok, euro GBP più 28 più 48, cioè questi sono esattamente tutti i segnali avuti in questo mese, uno per uno, d'accordo, cioè sono segnali oggettivi, sono uguali sia sul mio schermo sia sul vostro, d'accordo? Precisi. Ok, quindi strategia assolutamente replicabile. Più 28 più 44 pip, drawdown 34. Per drawdown, ripeto, io apro l'operazione, se il mercato mi va contro e poi va in profitto, l'oscillazione a partire, non so se si vede il mio cursore, a partire dal prezzo di carico dell'apertura dell'operazione, ok? Se mi va contro, mi segna un valore in punti negativo e poi va a favore e chiude positivo. Questa qui non è che la considero un'operazione senza drawdown perché ha chiuso in positivo, ma qui io comunque conteggio un drawdown dei punti di oscillazione avversa. Ok? So che sono cose un po' strane da sentire, magari perché siete abituati a vedere trader che vi fanno vedere delle schermate di operazioni chiuse in vincita e basta. È un lavoro, diciamo, un po' più serio, analizzo un po' esattamente tutti i rischi, gli esatti rischi e le esatte oscillazioni avverse della strategia. Ok, qui vediamo due segnali su NZD USD. Qui addirittura ho messo un segnale che non è da strategia, perché qui l'oscillatore non è andato in iper venduto, ok, ha flesso un po' prima, l'ha sfiorato, però io per onestà dico che queste operazioni io le faccio quando va, non supera il livello di più 50 meno 50, ma ci va vicino e inverte, di solito le faccio, ok, però ogni tanto mi vanno contro, quindi questa operazione qui, però l'ho segnato lo stesso, questa operazione, questa invece è l'operazione da manuale, andato subito praticamente senza drawdown a segno, quindi più 37 più 38, quello che ho fatto io cioè neanche anticipandosi, interpretando in maniera più diciamo larga il segnale, ho fatto più 12 più 18 con un drawdown maggiore, ok. Poi altro segnale su NZD USD, 24 34 GBP NZD più 140 più 105, 5 di drawdown, che qui è andato subito a target, vedete che meraviglia di segnali. Questo è stato un mese bellissimo per questo oscillatore, ok? Oscillatore, indicatore che è disponibile gratis, che un mese fa potevate scaricare e seguire. Adesso non so chi c'era un mesetto fa al webinar, non so che strategia avete seguito fino adesso, però se avete seguito questa, questi sarebbero stati esattamente i vostri risultati, ok? H1 euro NZD 78 130 pip più 12, è imbarazzante, dai, è imbarazzante questa strategia, cioè, soprattutto perché è gratis, disponibile, e ne parlo praticamente dall'inizio del 2020. E voilà che se tutti ascoltassero Sergei quando vi insegna le cose, invece che ascoltare le solite cialtronate che ci propongono i soliti formatori del trading, ok, magari non è che non avremmo avuto i 70, 700 milioni di conti retail persi, ma almeno ne avremmo avuti altri tanti vinti, ok? Allora, segnali di oscillatore su Euro-AUD, ok? Qui abbiamo avuto l'oscillazione avversa peggiore, vedete che qui il primo segnale è qui, anche qui l'oscillatore è appena sfiorato l'iper venduto, però io queste qui le considero come segnali, ok? Ed è un segnale che mi ha portato più 15 più 72 di gain, ma un'oscillazione avversa maggiore di 112 punti, ok? Ed è stato il drawdown più grande di tutti, che però comunque è molto ben proporzionato ai gain
come qui, 70-130 punti, d'accordo. 92-128, solo 10 punti di drawdown, ok? E 100% di operazioni chiuse in game questo mese. Vediamo i risultati. Trasformando il PIP in dollari, ok? Considerando che se avessimo fatto trading con un lotto, ok, all'incirca avremmo avuto 13.450 dollari di gain con un drawdown massimo di 1.120 dollari, quindi su un 100.000 di quindi a leva 1 circa, ho considerato, ok, giusto per fare un conto così a grandi linee, su un capitale di 100k avremmo avuto 13,5% di gain contro un 1% di drawdown, con 100% di operazioni vinte. Cioè questa qui con Giuseppe abbiamo fatto la storia, perché esattamente la strategia presentata lo scorso mese ha prodotto esattamente questi segnali. Qui non si scappa, è così e basta. Ok, l'indicatore Spozzi lo puoi scaricare gratuitamente, lo puoi richiedere a training2.0. Che c'è la gmail.com. Comunque Giuseppe vi invierà la mail con la possibilità di scaricare questo indicatore abilitato per il broker Tickle. Ok, ci sarà anche un video di istruzioni per l'installazione, vi prego guardatelo, perché dopo mi scrivete, perché è un indicatore che guarda praticamente tutte le valute, in particolare guarda 8 serie storiche, quindi 7 serie storiche, quindi i 7 cambi contro il dollaro. Ok, quindi queste serie storiche devono essere allineate, e nel video vi spiego come assicurarsi di averle allineate. Quindi mi raccomando, quando riceverete l'indicatore, guardatevi il video, perdete quei 10 minuti, però dopo non riuscite a lavorarci, d'accordo? Se no è inutile. Perché mi raccomando, fatelo, perché la pigrizia nel trading non paga. Ok, se c'è da guardare un video di istruzioni, guardatelo minuziosamente. Ok. Adesso la parte più importante, teoria, che sta dietro all'indicatore Fozzi. È bello da vedere tutto quanto, però ho sempre detto: non tradare ciò che vedi, trada ciò che sai, d'accordo? Il trading non è mai una preferenza grafica, è semplicemente una sfida di conoscenze e di informazioni. Chi ha le informazioni migliori vince, chi ha le informazioni sbagliate perde, ok? Fozzi sta per Forex Overview True Strength Index. La mia intenzione era quella di rappresentare le singole valute del Forex in grafici, in un grafico a barre, praticamente avere non il grafico di euro-dollaro, ma avere il grafico dell'euro e il grafico del dollaro, e così per tutte le valute in maniera separata. Ok, ho fatto diverse ricerche, diverse tentative per ottenere questo risultato. Avere una rappresentazione complessiva delle singole valute in un grafico solo, eventualmente, ok? Quindi con un'occhiata sola, invece di aprire 28 grafici dei vari cross, aprirne uno solo e su questo grafico avere la rappresentazione della situazione di tutte le valute. Ok, dopo le varie valute incrociate insieme mi avrebbero dato come risultante il grafico del cross di riferimento. Dopo questo discorso qui, se non lo capite molto male, perché praticamente sono le fondamenta del Forex, potete approfondire nei miei vari video nel mio canale YouTube, o meglio ancora con i miei corsi avanzati, Forex Millionaire è il corso base da fare prima di arrivare alla Fox, che è il corso di trading su Forex con l'Apollo Action. Ok, e poi volevo capire lo stato delle varie valute con un'occhiata sola, quindi trend, laterale, volatilità, eccessi, stagnazioni, ipercomprati, ipervenduti. Ok, allora adesso Giuseppe mi dirà che tra 5 minuti dobbiamo fermarci, giusto? Quindi Hai salto. sì, una decina di minuti, compreso anche le Le domande. domande. Ok, allora salto questa cosa qui molto basilare, che però sicuramente metà delle persone non sanno. Vabbè, ci ritorneremo. Volevo farvi notare questa cosa qui. Esiste un luogo comune che dice che, ma gli indicatori sono sempre in ritardo. Ma gli indicatori non bisogna guardarli, bisogna guardare il prezzo, perché conta solo il prezzo. Ok, se io vi dico prezzo 8340 oppure 1322 oppure 1.4177,
qual è l'indicazione? Cosa faccio? Buy, sell? Cioè, che cosa ho saputo di interessante? Qual è la mia informazione esclusiva, okay, per poter diciamo, fare la mia scelta operativa? Nessuno. Quindi quella del io guardo il prezzo, conta solo il prezzo, è una supercazzola che niente significa, d'accordo? In realtà si guarda la variazione di prezzo in un tot di tempo prestabilito, ok? Un time frame scelto oppure un, diciamo, multiplo di time frame. Infatti una variazione al rialzo, ok, è diverso da una variazione di prezzo nello stesso periodo al ribasso, che è diverso da una variazione minima, quindi una stagnazione di prezzo. Ok, nello stesso periodo di tempo, d'accordo? Questo è un caso di grafico rappresentato a barre, ok? Quindi, qui vediamo delle informazioni, ok? Prezzo è stato rialzista, ribassista o stagnante. Guardando i singoli prezzi, questa informazione non ce l'abbiamo, d'accordo? Quindi, lavoriamo con la cosa che è ancora più importante del prezzo, ovvero la variazione di prezzo per unità di periodo, ovvero il momentum a un periodo. Il momento a un periodo non è altro che una variazione di prezzo tra una chiusura e la chiusura precedente, oppure tra una chiusura e una apertura del periodo, del prezzo di chiusura, prezzo di apertura dello stesso periodo, quindi di una barra. In questo caso si chiama anche nel gergo candlestick momentum. Ok. Infatti, confrontare due momentum, un più 50 meno 50, ci darà delle informazioni operative più importanti che confrontare due prezzi a caso. Quindi si lavora per variazioni, per momentum. Okay. Se prendo la formula che abbiamo visto prima, quindi chiusura meno apertura, oppure chiusura meno chiusura precedente, e li, diciamo, mettiamo in fila, creiamo l'oscillatore che si chiama candlestick momentum a un periodo, ok? Ed è l'oscillatore che vediamo qui sotto, che è una specie di elettrocardiogramma che sembra che non significhi, non ci dia delle indicazioni particolari, in effetti. Il momentum a un periodo di un qualsiasi grafico è una cosa del genere, illeggibile, ok? Se invece noi aumentiamo i periodi, succede una cosa molto interessante. Qui ho aumentato i periodi del momentum, ok, qui è un periodo, qui è 300 periodi. Notate una cosa interessante? Vedete che è identica al prezzo? Vi piace questa cosa qui? Guardate, qui il prezzo sale, qui l'indicatore sale, qui fa questa curva, qui il prezzo fa questa curva. Praticamente riproduce il prezzo e ne riporta i minimi massimi relativi, quindi i punti di inversione, senza ritardo, anche se ci dicono tutti, ah, ma i prezzi sono sempre, gli indicatori sono sempre in ritardo, quindi un indicatore a 300 periodi, che dovrebbe essere super in ritardo, invece, guarda caso, non ha per niente ritardo, ok? Vedete? Questo è il prezzo con il grafico a chiusura, questo è il momentum a 300 periodi, lo riproduce esattamente. D'accordo, con i suoi punti di inversione, d'accordo? Un momento ma 14 periodi, quindi diminuendo i periodi comunque ho un indicatore che rimane ancora per adesso un po' confuso, un po' erratico, un po' rumoroso, diciamo, però vedete, mi segnala i punti di inversione, quello che cerchiamo con il nostro indicatore Fozzi, belli precisi, sovrapposti senza ritardo, ok? Quindi se andiamo a applicare una media a 50 periodi al momento, ma un giorno, abbiamo un oscillatore del genere, ancora abbastanza illeggibile, però che segnala molto bene i punti di inversione. Ok. Qui invece di utilizzare un momentum a 300 periodi, ho usato un momentum a un periodo, e gli ho applicato una media mobile a 300 periodi. Vedete che diventa ancora più preciso a riprodurre il prezzo. Torniamo un attimo indietro, vedete, questo qui è momentum a 300 periodi, assomiglia ai prezzi ma non è preciso. Momentum a un periodo con una media mobile a 300 applicato sopra, praticamente ci restituisce una curva identica al prezzo. Adesso vi spiego dove voglio arrivare, ok? Vedete, identica al prezzo.
Ovviamente con i valori però che sono, diventano, abbiamo detto che i prezzi sono, non hanno nessuna importanza, ha importanza la sua variazione, il movimento del prezzo, che è quello che in realtà guardiamo. Ok, però qui adesso li ho questi valori che oscillano intorno allo zero. Ok. Quindi qui abbiamo dimostrato che applicando uno smoothing, quindi una media mobile anche lunga, a lunghi periodi, a un momento, ma a un giorno, non ho nessun ritardo rispetto ai prezzi. Okay, questa è una particolarità matematica molto lunga da spiegare, d'accordo, che praticamente ci dimostra che la media mobile applicata ai prezzi ha il ritardo che aumenta all'aumentare del numero dei periodi della media mobile. La media mobile applicata al momentum, ok, diminuisce il ritardo all'aumentare dei periodi, una cosa molto molto interessante. Okay? Quindi la magia della matematica ci porta a queste cose interessanti. Okay? Dopodiché che cosa ho fatto? Ho preso il momento un giorno, gli ho applicato non più un smoothing singolo, ma un doppio smoothing, okay? Creando un oscillatore che identifica delle inversioni in maniera molto precisa. Vedete linea rossa, allora linea blu è l'oscillatore momento, ma un periodo con una media a 20 periodi applicata sopra, e poi un'altra media a 20 periodi applicata sopra ci dà l'oscillatore rosso. Vedete che l'oscillatore rosso è meno erratico, molto più filtrato, ok, molto più, come dire, più dritto, più lineare. Però continua a riportarci che cosa? I punti di inversione con praticamente senza ritardo. Vedete? Dopodiché ho preso la cosa ottenuta e ho utilizzato la formula di William Blau, ok, del suo TSI, per creare questo oscillatore, d'accordo? Dopo, vabbè, ci sono delle varianti particolari con cui ho giocato io. Nel FOTSI sono andato a prendere la formula di William Blau, solo che invece del momentum a un periodo su un grafico, su un singolo cross, ho preso il momentum di tutti i cambi, di tutti i cross delle valute principali contro una singola valuta. In questo modo ho ottenuto un momentum sintetico, un momentum ricavato per ogni singola valuta. Okay? Facendo questa somma algebrica, come qui in esempio, per esempio, ottengo quello che è il momentum sintetico dell'euro. E così per ogni valuta. D'accordo? Quindi per ogni valuta ho ottenuto una linea che praticamente è l'oscillatore del momentum ricavato dalla somma algebrica di tutti i momentum dei cambi contro quella valuta. Okay. Infatti qui sopra vediamo il FOTSI euro, qui sotto il FOTSI del AUD, che sono le due valute che compongono il cross qui sopra euro AUD. Okay. Stessa cosa per euro USD. Messi insieme si crea il FOTSI. Okay. Vedete? In questo modo troviamo i momenti di inversione non solo dei singoli cross, ma troviamo i momenti di inversione dei cross in cui questa inversione è più probabile tra tutti i cross, tutti i 28 cross principali del mercato Forex. Ok? Infatti vediamo, come abbiamo visto prima, i segnali sono molto molto precisi, ok? E di solito al segnale, diciamo, di rientro dall'ipercomprato di un FOTSI applicato, se apriamo il grafico dello FOTSI di quella singola valuta contro la valuta che si trova all'estremo più a posto, che cosa otteniamo? Otteniamo, diciamo, il segnale più affidabile. Da qui ho ricavato questa semplice strategia che avete gratuitamente. Allora, Giuseppe, adesso sono i 57, se non sbaglio. Sì, ci Ok, sono ancora. salto a piedi pari il resto della teoria, che ci sarebbe un'altra ora di roba, però vabbè, ragazzi, darete un'occhiata, adesso scorro velocemente, giusto per rendervi conto. Magari poi ci riserviamo un altro webinar su questo, Sergio, vediamo se poi. Comunque, se andate su YouTube, lo scorso webinar racconta un po' la mia storia, faccio un po' di discorsi
sul futuro della nostra economia, di quanto sia interessante il trading online rispetto alle altre attività professionali che ho svolto anch'io prima di piccola imprenditoria, prima di diventare trader. Ok, adesso mi sono trasferito stabilmente a Dubai per dei motivi, diciamo, personali, e niente, faccio trading da qui. Ho la mia connessione super fast e niente, con Giuseppe che da domani in lockdown ci saluteremo online. Grazie Sergei. Allora, ci sono un po' di domande, Sergei, sull'inizio della strategia che hai spiegato. In particolare Domenico ti chiede, quando smezzi la posizione sull'EMA 50 e lasci la restante parte fino all'EMA 100, lo stop lo mantieni come in origine o lo sposti? Lo mantengo, nella strategia base lo mantengo. Si possono fare dopo diverse prove, diverse varianti. Io ho degli studenti che utilizzano i segnali dei Fozzi. Nel Fozzi, invece di entrando in posizione con un'unica posizione, entrano con una posizione molto leggera e poi fanno una piramidazione magari mentre il prezzo, finché il prezzo non raggiunge il target. Lo usano come segnale per far partire una piramidazione. La piramidazione con Giuseppe l'abbiamo vista nei scorsi webinar. Poi Paolo ti chiede, quante barre dura mediamente un'operazione sul time frame orario e su 4 ore? Se si riguarda la registrazione del mese scorso, c'è tutta la ci sono tutti i segnali, gli screenshot di ogni segnale uno per uno, si può fare il suo conto. Ok, poi Antonio ti dice, CAD yen è andato a target. Poi diversi complimenti per te. CADIEN l'abbiamo aperta ieri. Ieri avevo un altro webinar, ho anche detto, guardate, siamo in... Vabbè, comunque chi stava utilizzando il Fozzi già lo sapeva, ho confermato che eravamo in posizione ed è andato in profitto, per forza. Strano. Poi, aspettami. Ah, Adriano mi chiede, ti chiede... hai in programma anche di creare un expert su questo indicatore? L'expert ce l'ho già, non ho detto che sarà pubblico. Ottimo, ok. Ok, poi il resto, come ti dicevo, sono molti complimenti che penso che tu possa leggere. No, non leggo, guarda, non voglio fare casino non avendo dimestichezza con la piattaforma. Però dai, diciamo che ti fanno tanti complimenti e anche il tuo pragmatismo e il tuo approccio al training sono molto apprezzati. Allora, grazie Sergei, come sempre, per la tua formazione di altissima qualità. E ringrazio tutti i partecipanti, siamo tantissimi, è sempre un onore per me avere Sergei, che ricordo che è uno dei miei mentori, molto del mio trading, lo devo ovviamente a l'educazione finanziaria che offre Sergei, quindi seguitelo e sono anch'io, diciamo, un suo studente, quindi posso recensire in maniera assolutamente con altissima qualità il lavoro del buon Sergei. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a te Giuseppe, grazie a tutti, ciao, scrivetemi una mail. A presto, ciao ciao.